Allora, Tasaru, ci spieghi cosa succede? Perché ci hai convocati nel regno della foresta? E perché ti sei trasformato in signore di Gorm? Ehi, non mettermi fretta, uccellino, e tra una domanda e l'altra riprendi fiato. Ok, Tasaru, arriva al punto. Ho sentito un rumore provenire da alcuni cespugli e sono andato a controllare e... Tada! Guardate che ho trovato! Quateno spalla! Ma e questo che cos'è? Beh. È un gormita ed è appena nato. Ed è pericoloso. Pericoloso? Ma sei grande come una ghianda? Oh? Neanche Sebi ha paura, anzi credo voglia mangiarlo. E come si chiama? Beh, ecco, stavo proprio pensando al nome da dargli. Ho deciso, lo chiamerò Gertz. Eh? Smettetela di ridere. Volete che Gertz mi cresca complessato? E dimmi, cosa sa fare il tuo Gertz? No, aspetta che indovino, piange e rompe come un neonato. Oh, ma quanto sei spiritoso. Secondo me è molto buono da mangiare. Che dici, Noctis? Non ci pensare neanche. Sembra inoffensivo, Taz, ma è un animale selvatico. Per me dovresti lasciarlo andare. Io l'ho trovato ed le apparenze ingannano, miei giovani principi, specialmente in questo caso. Qualche compito per noi? Nessun compito, principe Agrom. Piuttosto un avvertimento molto serio. Che novità! Come al solito, portatore di buone notizie. Devo mettervi in guardia su Magor. Certo, e ce lo doveva dire lui. Au! Ok, basta, chiedo scusa, andiamo avanti. Divorando la Gormastone, Magor ha liberato un'onda d'urto potentissima e ora tutto e tutti sono in pericolo. In pericolo? Come? Perché? Non capisco. Nemmeno io ho capito. Idem. Ecco, stranamente questa volta sono confuso anch'io, vecchio saggio. L'onda d'urto ha spezzato l'equilibrio della natura. Ciò che prima era calmo ora è infuriato. Ciò che prima era sicuro ora è pericoloso. Sembra inquietante. È l'altra faccia del bene, principe Piron. Le leggi del mondo fisico sono state completamente sovvertite. Quando l'effetto dell'onda d'urto si manifesterà, si verificheranno eventi imprevedibili, mai accaduti prima. Succede al mio Gertz? Ma è contro le leggi della natura! Esattamente! Sono dappertutto! Attiviamo le Gormstone! No, no, niente Gormstone! Riusciremo a tenerli sotto controllo! Incredibile! Presi! Guardate, ne ho un'avanzata! Che ne dite di un'innaffiatina? Vecchio saggio, non è che ce la daresti una mano, eh? Ma perché sparisce così? Ci serve un piano. Ma dove diavolo sono finiti Piron e Tasaru? Sono spariti. Tasaru! Piron!
Sono qui! Piron, hai visto Tasaru? Eccomi! Torno subito! Piron! Ehi! Da non crederci! È davvero pazzesco! Dove sono andati? Verso il rifugio! Andiamo! Tasa, aspetta! Se vogliamo fermarli, ci serve un piano! Per una volta sono d'accordo con Agrom, dobbiamo fare squadra contro quei mostriciattoli replicanti! Ma una squadra forte ha bisogno di un capitano forte, giusto? Come me! Tu pensi di essere un bravo capitano? Stavo per chiederti la stessa cosa! Certo, perché io conosco l'isola di Gorm molto meglio di te! Tu, Mister So Tutto, quello che non conosci, te lo inventi! Chiudi la bocca, principe del fango! Calma, ora fate un bel respiro profondo. Che fai? Vuoi essere il capitano? No, aspetta, non l'ho neanche minimamente pensato. Allora smamma! Vai, Piron, così potrò mostrare a Noctis come si comporta un vero capitano. Tasaru, vieni a darmi una mano. Non posso, devo correre ad avvertire la mia gente. State a sentire. Se proprio non c'è altro modo per sistemare la faccenda, dimostrate la vostra abilità evitando di ridurvi in poltiglia, avete capito? Capito. Io sono pronto, e tu? Battuto. Così non vale. Visto che ti piace la polvere, perché non ne mangi un po', eh? Ehi, basta voi due, credo sia abbastanza. Ok, no. Pronto a farla finita? Io sono nato pronto, Agrom. Non possiamo parlarne. Non adesso. Senti, Agrom, tu sei... No, non adesso. Ditemi che non è vero. Ehi, ragazzi. No, questo è giocare sporco. Ora ti faccio vedere io chi è il capitano. Agrom, che hai fatto a Noctis? Gli ho solo dimostrato chi è il più forte. Povero illuso, sei pronto per un altro match? Fermi, abbiamo altro di cui preoccuparci ora. Sarebbe a dire? Questo. Ragazzi, ho bisogno di aiuto. Poteri dell'acqua, a me! Dobbiamo dare il massimo! Poteri della terra a me! Ti serve una mano? Che ne dici di unire le forze? Io non vedo l'ora. Zucca di roccia! Era tanto difficile? Tasaru! Presente! Ma si può sapere dove vanno? Avevamo appena cominciato! Verso il rifugio, presto! Tutti fuori, corriamo! Raggiungiamo il rifugio! Tornado furioso! Muraglia d'acqua! Rock Hammer! Ground Shaker! Niente da fare, non funziona!
Provo a disperderli per riprendere fiato. Palla di roccia! Qualche idea, capitano? Ci sto pensando. Perché questo secondo me sarebbe un buon momento. Mi hai chiamato capitano? Già. Pugni oceanici! Servi di Gorbo. Cosa? Seven. È uno scherzo. A quanto pare, ragazzi, voi siete sempre molto impegnati, direi anche troppo. Parata! Impressionante, Lord Piron, ma quanto potrai resistere? Hai bisogno di una mano per rialzarti, Seven? Me la pagherai per questo, specie di cespuglio ambulante! Ok, tu e Piron distraete Seven, mentre io e Noctis terremo a bada i pidocchi. No, sarò io ad occuparmi di lui. La nostra è una battaglia aperta. E voi tre penserete a proteggere il rifugio, ma d'accordo? Ma non puoi farcela da solo! Devo farcela! A patto che tu ci permetta di aiutarti appena riusciremo a liberarci dei Gers. Non sono qui per voi, Marmocchi. I vostri ego superano di gran lunga i vostri poteri. Se non sei qui per noi, perché? Davvero non lo hai capito? Io sono qui per loro. Per i Gers? E come mai? Si replicano all'infinito e hanno bisogno di continuo nutrimento. Depredaranno il pianeta per conto di Magor. E io e gli altri siamo qui perché questo non succeda mai. Beh, questo è da vedersi. Voi sapete per caso come fermare i Gers? Beh, non credo proprio. Tutto dipende dal Gers primordiale. Chi avrà il controllo su di loro l'avrà su tutte le specie viventi. Io troverò il primo Gers e il popolo del vulcano avrà finalmente la sua arma letale. Allora buona fortuna, sono migliaia. Grazie alle fiamme sarà un gioco da ragazzi. Mi è andata male anche stavolta! Che gente ospitale, quasi quasi mi dispiace distruggere tutto! Che dolore! No, basta, che dolore! Davvero? No! Non è vero! Signore di Gorma, addio! Si mette male! Voi prendete Seven, io mi libero dei Gers. No, lui non è qui per noi, ma per loro. Dobbiamo proteggerli. Cosa? Ma siamo noi che dobbiamo proteggerci da loro. Dov'è il progenitore e voi non provate a fermarvi? Non mi aspettate svegli. Scusa, colpa mia. Ma che razza di leader sei? Non ricominciate! Noctis, attento! Guarda che non sono nato ieri! Adesso basta! Non l'ho fatto apposta! No!
non so chi è il più pericoloso. Tanto potere sprecato in mano a marmocchi viziati, dovrei lasciarvi distruggere da soli. Oh, senti, ho un'idea. Beh, spero tanto che sia buona, ne abbiamo bisogno. Tu resta qui, io torno subito. Colpa tu, mia! Cosa? No, aspetta! Volete piantarla adesso? Noi dobbiamo... Guidali con l'esempio, Lord Piron. È l'unica soluzione. Poteri dell'acqua a me! Tornado furioso! Foraglia d'acqua titanica! Cosa? Hai dentro la forza necessaria, signore dell'acqua. Guidali e ti seguiranno. E se non ci riuscissi? Tutto sarà perduto. Mi costringi a provarci, vecchio saggio. Lord Noctis! Cascata di ghiaccio! Ehi, come osi? È un ordine! Ok. Lord Agron! Sì? Idrotrappola! Ok. Lord Noctis! Con vero piacere! State cercando di distrarmi, signori di Gorm! Con l'acqua non sono mai andato d'accordo! Lord Noctis, ci sei? Pronto! Adesso basta con questi giochetti! Ehi, hey, Seven! Pugno di Nebbia in arrivo! No! E adesso che si fa? Un momento che ci penso! Mi dispiace, non capisco il Gertz. È lui, l'esemplare primordiale. Quel Gertz sarà mio. No! Non sarà tuo, lo proteggerò io. Signori, prendetelo. A quanto pare il destino ci fa collaborare. Sarà un piacere. Tempesta di sabbia! Chi l'avrebbe mai detto? Tutti a terra! Oh! Ve la pagherete! La furia della mia ira vi colpirà fino... Eh? No! Oh, no! Che volete da me? Via! Via, brutte bestiacce! Lasciatemi perdere! Ora che ci penso, dove è finito Lord Tasano? Sono qui! Fuori dal mio regno! Non finisce qui, marmocchi! Ci rivedremo presto! Bla 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 bla! E comunque... Sì! E come la mettiamo? Con loro?
tu che l'hai scoperto, riesci a capirlo? È anche una parola. Ok, è finita. Voi non avete fame? No. Ehi, che ti prende, Tasaru? Hai perso l'appetito per caso? Mi sento in colpa. Se solo non avessi trovato il Gertz. Ragazzi, vi chiedo scusa. Come potevi sapere che erano dei replicosi? Replicanti? Sì, appunto. E poi ora sappiamo cosa significa collaborare. E che il nostro Piron è un leader nato. Non vorrei fare il guastafeste, ma devo ricordarvi che il vecchio saggio ha detto che l'equilibrio della natura ora è stravolto. E a me qualcosa dice che questo non è che l'inizio. E noi siamo qui pronti a intervenire, ma adesso passami il sale. Ben 10 Omniverse. Se non vedi l'ora di conoscere le novità, vai su cartoonnetwork.it e inserisci questo codice top secret per sbloccare un nuovo alieno. Scopri i segreti dell'Omniverse. Erosi arditi, i principi.